Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare della tragedia di Vitiano all'indomani della sentenza definitiva pronunciata nei confronti del 23enne che si trovava alla guida dell'auto in cui Federica Canneti lo scorso ottobre perse la vita. Oggi un'altra importante notizia, ossia che nel punto esatto dello schianto sarà installato un autovelox. Sarà installato proprio qui l'autovelox, esattamente nel punto in cui Federica Canneti, la giovane aretina, morì in un terribile incidente stradale all'altezza di Vitiano, lungo la strada regionale 71. A presentare la richiesta è stato il comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini, direttamente al prefetto Maddalena De Luca, che ha dato il nulla osta all'installazione. Una volta espletate le formalità necessarie, l'occhio elettronico entrerà in funzione. Probabilmente già a fine estate. Il rilevatore sarà postazione fissa e bidirezionale, coprirà infatti entrambe le direzioni. I genitori di Federica hanno ovviamente apprezzato l'episodio. Ovviamente il commento più fresco è stato quello che si era fatto prima, era sicuramente meglio. Però se questo autovelox deve servire per salvare qualche vita umana, vuol dire che il sacrificio di Federica non è stato inutile. Una notizia che arriva all'indomani della sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Arezzo nei confronti del 23enne che quella drammatica notte guidava a 137 km orari l'auto a bordo della quale Federica trovò la morte. Sapendo a quanto andava, sapendo del rischio che poneva ai suoi, diciamo, amici, e quindi a mio parere un autovelox non sarebbe servito. Il giovane ha patteggiato la pena a 3 anni di reclusione con patente revocata, commutati a 3 anni di lavori socialmente utili, quindi senza un giorno di carcere. Il sistema vuole che le carceri vengano solamente usate solo per certi tipi di reati, e non lo farà. Però una pena più pesante poteva servire per dare un messaggio diverso rispetto a quello che è trapelato con i 3 anni di reclusione. Un altro incidente nella notte, a seguito del quale un 24enne è stato portato in pronto soccorso in gravissime condizioni, in codice rosso, una giovane di 24 anni. Uno schianto automoto avvenuto poco dopo le 3 nel centro di Arezzo, in via Crispi, nel quale è rimasta ferita anche una donna di 30 anni, fortunatamente in modo lieve. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, oltre ovviamente ai sanitari dell'emergenza urgenza. E parliamo ancora di sicurezza stradale. La polizia stradale, assieme ad ANAS, ha presentato infatti il nuovo spot della campagna Guida e Basta contro l'uso del cellulare e le distrazioni alla guida. Rilasciano questi messaggi dal 2015, divulgando la campagna dallo slogan diretto e chiaro: quando guidi, guida e basta. Il video è stato realizzato da ANAS in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, in versione sia televisiva che radiofonica. Vediamo. Mettiamo la cintura, baby, oh baby, stiamo ballando sulla luna, e non so, spero ci porti un po' fortuna. La distrazione alla guida è una delle cause principali degli incidenti stradali. Per arrivare a destinazione, ricordati sempre: quando guidi, guida e basta. Ed ancora cronaca, un'anziana è stata truffata con la tecnica del finto incidente, ma i malviventi sono stati incastrati da una fede che avevano rubato e così sono stati arrestati dalla polizia. Vediamo il servizio. Era solo in casa quando ha ricevuto la chiamata di un sedicente maresciallo che le ha comunicato che suo nipote era stato vittima di un grave incidente ed aveva bisogno subito di soldi in contanti. In assenza di denaro sarebbero andati bene anche gioielli. Vittima della truffa, la signora Olga, aretina di 85 anni. All'anziana, sempre il finto carabiniere, ha poi detto che avrebbe mandato qualcuno a ritirare i preziosi. L'85enne, così preoccupata, ha raccolto tutti i suoi preziosi,
curiosi e poco dopo un uomo ha realmente bussato alla sua porta facendosi consegnare l'oro. Ma non solo, mentre era in casa il truffatore, approfittando della distrazione della donna, si è intrufolato in un'altra stanza rubando 1.400 euro da un armadio. I due poi sono scappati in auto, ma arrivati a Cassino, in provincia di Frosinone, sono stati fermati dalla polizia stradale che li ha subito identificati come autori di truffe ai danni di anziani. È così scattata la perquisizione. Nell'abitacolo è stata ritrovata la cifra rubata alla signora Aretina e i monili in oro, tra questi anche una fede con inciso il nome Olga, appartenente al marito defunto, e la data delle nozze. Da qui gli agenti sono riusciti a risalire alla vittima. La squadra mobile della questura di Arezzo è arrivata subito a casa dell'anziana, trovandola sotto shock e ancora preoccupata per il nipote. Quando però si è resa conto dell'accaduto, ha sporto denuncia. I due truffatori sono finiti in manette, mentre denaro e gioielli sono stati restituiti in questura all'anziana vittima. A causa del caldo bollente di questi giorni e del conseguente rischio di incendi alimentato da siccità e vento, gli animali tenuti alla catena senza possibilità di fuga sono destinati ovviamente a morte certa. Per questo la Regione ha deciso di introdurre anche quest'anno il divieto di custodire cani alla catena o con altro strumento di contenzione in tutti i territori della Toscana. Ad annunciare l'ordinanza è stato lo stesso governatore Eugenio Giani. L'ordinanza avrà validità a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana e sino al prossimo 30 settembre 2023. E sono dunque giornate di caldo torrido, la Filca CISL rinnova così l'invito a lavoratori ed aziende, soprattutto del settore edile, nell'utilizzare la cassa integrazione prevista nei casi di condizioni climatiche che aumentano i rischi nei luoghi di lavoro. Una normativa definita dalla circolare INPS prevede infatti il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria quando la temperatura supera i 35 gradi centigradi. È fondamentale, fanno sapere dal sindacato, per noi tutelare i lavoratori evitando infortuni sul lavoro. Per questo invitiamo chi ne ha bisogno ad utilizzare la cassa integrazione e verificheremo con un continuo monitoraggio che le disposizioni INPS vengano attuate per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Parliamo adesso di agricoltura. Questa mattina in Val di Chiana, nei frutteti, il primo lancio 2023 della Vespa Samurai per combattere la cimice asiatica. Arruolata nuovamente la Vespa Samurai nella lotta biologica alla cimice asiatica, pericoloso nemico degli alberi da frutto, rinvenuto in presenze significative anche su olivi e cereali. Nei frutteti della Val di Chiana anche i tecnici di CIA Arezzo hanno così partecipato con i responsabili del progetto della Regione Toscana a un nuovo lancio. Anche quest'anno, infatti, con l'autorizzazione ministeriale, la Regione ha ripreso, trovando la nostra piena collaborazione, la bioguerra contro il parassita che ha causato centinaia di milioni di euro di danni al settore agricolo, spiega il direttore Massimiliano Dindalini. La Vespa Samurai è grande meno di un millimetro, non è pericolosa per l'uomo in quanto si nutre di polline nettare ed è in grado di parassitare sino al 75% delle uova di cimice asiatica. I risultati ottenuti nella nostra area e in tutta la regione sono incoraggianti. La lotta, pur non essendo risolutiva in tempi brevi, vi è una soluzione compatibile con l'ambiente e consente di continuare ad offrire prodotti sani e certificati al consumatore e agli agricoltori che continuano a produrre. L'impiego dell'antagonista della cimice asiatica dovrebbe portare infatti ad un contenimento entro livelli più sopportabili delle popolazioni di parassiti. Il suo utilizzo inoltre contribuisce ad aumentare l'efficacia di altri metodi di difesa disponibili, riducendo così, conclude Dindalini, l'impiego degli insetticidi. Restiamo in Val di Chiana, a Lucignano infatti è tornato di giovedì sera d'estate. Fino al 24 agosto ogni giovedì un calendario ricchissimo di appuntamenti in uno dei borghi più belli d'Italia.
E con la tradizionale cerimonia di apertura del portone d'ingresso al borgo, la lettura del bando e il taglio del nastro, con la partecipazione del gruppo storico Sbandieratori di Lucignano, che ha preso il via la rassegna estiva di giovedì, Sere d'Estate, a Lucignano. Ogni giovedì da ora fino ad agosto saranno i nostri di giovedì, tanta musica, buon cibo, ma soprattutto la vita e la qualità del borgo di Lucignano, che è uno dei borghi più belli d'Italia e dei quali vorremmo far assaporare a tutti i nostri visitatori non solo le prelibatezze, l'Aglione, la Chianina e tutto quello che di buono c'è qua, ma anche la bellezza del nostro borgo, della nostra cultura, delle nostre opere d'arte. Un ricco calendario di eventi che proseguirà sino al 24 agosto con appuntamenti musicali di alto livello tra classiche e jazz, cene all'aperto con piatti e menù dedicati alle eccellenze del territorio ed intrattenimento per grandi e piccini. Per noi anche quest'anno la formula dei giovedì si conferma una formula di successo perché sa valorizzare il borgo, sa valorizzare le peculiarità del nostro territorio, i prodotti tipici e quindi ancora una volta un modo per promuovere Lucignano, il nostro territorio, non solo per i residenti ma anche e soprattutto come un prodotto turistico, un borgo da vivere. Ieri sera in città invece l'evento principale di questa edizione di Terre d'Arezzo Music Fest, il concerto della Cappella Musicale della Patriarcale Basilica di San Marco a Venezia, la Cappella Marciana. Nel 300, quando i veneziani erano molto ricchi, hanno deciso che volevano il coro migliore del mondo. Allora le chiese erano piene di cori, però volevano una cosa professionale, quindi hanno deciso di pagare un coro. E dal 1300 inizio, noi i primi documenti sono del 1316, la cappella non si è mai fermata, neanche durante la peste. La Cappella Musicale della Patriarcale Basilica di San Marco a Venezia è una delle più antiche istituzioni musicali operanti al mondo. Con la sua enorme produzione di composizioni per le liturgie, con soluzioni sonore in simbiosi con l'edificio della Basilica, rappresenta un unicum a livello mondiale. Non usciamo quasi mai dalla Basilica di San Marco perché noi tutte le domeniche eseguiamo musica dentro la Basilica e di solito tutto il mondo viene a vederci e a sentirci in Basilica. Ad Arezzo si è esibita nella straordinaria cornice della Basilica di San Francesco in occasione dell'Arezzo Organ Festival. Sotto la guida del maestro Marco Gemmani, con l'accompagnamento all'organo di Andrea Trovato, ha presentato un programma interamente dedicato a Claudio Monteverdi, intonato con gli affreschi di Piero della Francesca. La nostra punta di diamanti, il nostro maestro più importante della nostra storia, faremo una cosa che lui non ha scritto per la Basilica di San Marco ma che comunque sicuramente è stata eseguita in Basilica, che è la Missa in Illo Tempore con alcuni madrigali che sono stati contraffatti, cioè gli hanno cambiato il testo per costruire una liturgia legata alla Basilica. Sarà Niccolò Fabi ad aprire il grande weekend di Aspettando Naturalmente Pianoforte. Il solo tour estate 2023 dell'artista romano approderà così a Prato Vecchio venerdì 21 luglio alle ore 21. Nel contesto intimo di Piazza Landino si esibirà all'indomani dell'assegnazione del premio Targa Tenco 2023 per la sua canzone Andare Oltre. Il duo Paolo Fresu e Omar Sosa invece lo proseguiranno sabato 22 luglio sempre a Prato Vecchio, mentre Angelo Branduardi completerà uno straordinario fine settimana domenica 22 luglio a Romena. E sarà sempre romena la cornice di Torneremo Ancora, concerto dedicato a Franco Battiato che Simone Cristicchi e Amara proporranno sabato 12 luglio. E restiamo ancora a Prato Vecchio Stia adesso per parlare di pesca. Qui infatti è nata la zona di pesca a regolamento specifico Capodarno. La costituzione di questo tratto di fiume regolamentato, diciamo, è spunto per noi per comunque riavvicinare alla nostra associazione, ai nostri posti, diciamo, famiglie e ragazzi che si possano, diciamo, avvicinare alla pesca, che oggi, diciamo, ecco, è una di quelle attività che ancora ti consente di vivere all'aria aperta e di stare a contatto con la natura.
modo per vivere il fiume a 360 gradi in questi 5 chilometri, siamo nel comune di Pratovecchio Ostia, è possibile. È qui che nasce l'Arno, a pochi chilometri, le sorgenti sul Monte Falterona, acque da sempre regno della regina dei torrenti, la Trota. Un contesto storico e ambientale unico alle porte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove è stata istituita la zona di pesca a regolamento specifico Capodarno, nata dal progetto Vivere il Fiume, finanziato con fondi regionali. In tutto 5 chilometri che sono stati prima ripuliti e poi valorizzati, a fianco la ciclopista dell'Arno. Nel 2018 abbiamo fatto questo bando, l'abbiamo vinto, ci siamo aggiudicati i 23.000 euro che il bando prevedeva. A quel punto è cominciato il vero e proprio lavoro, per cui da una parte il comune come gestore ha fatto tutti gli atti amministrativi e burocratici per poter istituire la zona, dall'altra i partner tipo il consorzio di bonifica o l'associazione pescatori, che è il gestore de facto della zona, hanno provveduto alla pulizia del fiume, all'immissione del pesce. Con questa operazione la prima cosa è stato appunto il recupero di una zona del nostro comune e renderla vivibile per i cittadini. L'azione che porta avanti il consorzio è quella di mantenere il corso d'acqua, quindi l'attività di manutenzione ordinaria, e una stretta interlocuzione con i pescatori del Casentino, proprio per avere sempre un fiume ben pulito, quindi più sicuro ma sicuramente anche più fruibile. Qui arrivano appassionati e sportivi da tutta Italia e anche oltre. La pesca, rigorosamente solo su prenotazione, avviene con la tecnica no kill. Decisamente, ecco, sono 5 chilometri dove viene praticata una pesca no kill, quindi con un regolamento specifico dove c'è la salvaguardia del pesce, con l'attenzione quindi al rimettere il pesce in acqua nella maniera corretta, quindi mano bagnata, guadino, e quindi ecco, i primi esseri importanti sono loro. Una zona sempre sotto stretto controllo, ma questo non scoraggia le nuove leve, anzi sono proprio i più giovani ad imparare così il rispetto della natura e dell'ambiente. Come vedete non si tratta soltanto di pesca, ma si tratta di salvaguardare un ambiente che è aperto a tutti, persone che passeggiano, pista ciclabile, bambini che vengono a giocare, quindi il nostro impegno è rivolto proprio a un controllo dell'ambiente in generale. Poi noi abbiamo, diciamo, il dovere e l'obbligo di concentrarci soprattutto essenzialmente sul settore pesca. Ritrovarsi in questo ambiente, venire, abbiamo dei parchi giochi, la ciclabile è stata istituita quest'anno, un'area camper proprio nella vicinanza del tratto stesso, che ha lo stesso nome, quindi area camper Capodarno, quindi l'idea è quella di rifare, riscoprire e riportare comunque la gente in paese. Passiamo allo sport, al calcio. Inizia una nuova stagione per l'Arezzo. Lunedì prossimo la squadra del Cavallino tornerà ad allenarsi, dando il via alla stagione del ritorno in Lega Pro. Gli Amaranto alloggeranno all'Hotel Gema di Rigutino per poi allenarsi sul rinnovato manto erboso dell'impianto sportivo Giusi Conti. La prima settimana di lavoro vedrà il Cavallino impegnato in due sedute giornaliere da martedì a sabato, mercoledì mattina poi test atletici in programma allo stadio di atletica Enzo Tenti di Arezzo e sabato pomeriggio infine la partitella in famiglia sul manto erboso del Giusi Conti. E adesso il taekwondo parte infatti da Montagnano, la storia di Andrea Conti, medaglia di bronzo ai giochi europei 2023. Quindi, semplice, step di Chai. Ok? Pronti? Ciumbi? Via! Siamo in una palestra di Montagnano, comune di Monte San Savino, provincia di Arezzo. È da qui che parte la storia di Andrea Conti, giovane talento di Monte San Savino, classe 2002, che ha ottenuto recentemente la medaglia di bronzo ai Giochi europei 2023 nella disciplina del taekwondo, rappresentando l'Italia nella categoria 54 kg. È ancora incredulo, tutt'oggi, anche se sono passate quasi due settimane, aver conquistato questa medaglia è stato frutto di un duro lavoro costruito in questa palestra, grazie al maestro Antonino e a tutta la squadra.
e grazie ai miei genitori, grazie a tutti, solo che ecco, avere questo peso al collo è abbastanza importante. Un percorso che Andrea inizia all'età di soli 4 anni. Grazie a mio fratello, che è 5 anni più grande di me, quindi diciamo la strada è stata spianata. In famiglia già si respirava l'ambiente di questo sport, quindi per me è stato molto facile. All'età di 4 anni mi sono ritrovato in una palestra di arti marziali, come si può dire, vedevo questi calci volanti, quindi ero attratto dai ninja, da tutte le cose che potevano essere i cartoni. E quindi è stata una passione subito, un colpo di fulmine. Questo sport è stata la mia vita, quindi dopo 20 anni posso dire che rifarei tutto quel che ho fatto, rinuncerei a tutto quello che ho rinunciato piuttosto di riprendere questa medaglia e magari altrettante medaglie in futuro. Si sta sviluppando questo sport anche in un territorio come quello della provincia di Arezzo? Sì, noi siamo presenti a Montagnano, quindi nel comune di Monte San Savino, e a Castiglion Fiorentino, ma mi piace citare anche le altre associazioni. Stiamo facendo un grande lavoro. Ad Arezzo c'è il Centro Taekwondo Arezzo del maestro Andrea Riscigno, a Civitella Taekwondo Club del maestro Gennaro Patrone, anche a Monte San Savino c'è un'altra associazione sportiva della maestra Marta Barletta. Quindi tutti noi facciamo parte della Federazione Olimpica e diciamo, il nostro intento è quello di far conoscere il più possibile questo sport. Nel futuro c'è il sogno delle Olimpiadi. A settembre inizieranno le competizioni e quindi dobbiamo vedere bene il programma di competizioni. Ci sono diverse gare che si terranno in Polonia, alcune in Slovenia, quindi dobbiamo vedere anche per il punteggio del ranking mondiale. E per cercare di scalare il più possibile, cercare di arrivare tra i primi 32 al mondo nella categoria olimpica, che è quella sopra la mia. Io attualmente faccio la 54 kg, la categoria olimpica è la 58 kg. E quindi devo cercare di arrivare più in alto possibile nella categoria sopra la mia per rientrare a fare i Grand Prix, che sono le gare che possono accedere solo i primi 32 del mondo, e poi queste gare qua ti potranno dare l'accesso eventualmente alle Olimpiadi, quindi sognare, esatto, il sogno sono i 5 cerchi. La città di Arezzo è pronta a diventare per 8 giorni la capitale della danza con l'11ª edizione del Campus Internazionale in Danza e in Arte. La città di Arezzo diventa per 8 giorni la capitale della danza. Dal 22 al 29 luglio è infatti in programma l'11ª edizione del Campus Internazionale in Danza e in Arte, un'occasione di formazione per danzatori e danzatrici di tutta la penisola attraverso un intenso calendario di lezioni, audizioni, seminari e spettacoli. Avremo quest'anno delle novità, tra cui questa bellissima sala Vasariana che ci ospiterà nelle lezioni del corso avanzato, quindi per tutte le danze accademiche. Posso dire con molta entusiasmo che quest'anno abbiamo chiuso le iscrizioni in anticipo per un sold out che ci consente di lavorare adesso in maniera tranquilla per la programmazione di tutta la settimana, che ospiterà tutti i ragazzi che arrivano da tutte diverse regioni d'Italia. L'evento fa affidamento sul sostegno della Fondazione Arezzo in Tour e della Fondazione Guido d'Arezzo, oltre al patrocinio del Comune Aretino. Secondo i nostri parametri merita di essere sostenuta. È una manifestazione che porterà ad Arezzo un centinaio di persone che vengono da tutta Italia e che quindi, oltre a fare quello che vengono a fare, quindi a imparare la danza, tutto nelle sue varie forme, avranno modo di visitare la città, che è quello che poi alla Fondazione Arezzo in Tour interessa particolarmente. Quindi è uno strumento di divulgazione, di promozione della città che noi sosteniamo ben volentieri. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.